Ok? Cominciamo. Ciao a tutti, sono Andrea. Oggi vi parlo un po' della piattaforma Google Plus, vi racconto cos'è la piattaforma, come si può usare, quali sono i suoi vantaggi e poi vediamo come usarla al di fuori di quello che è l'approccio tradizionale, solito, a cui siamo abituati noi come sviluppatori. Se siete tutti sviluppatori? Chi non è sviluppatore? Designer? Vabbè, dai, va bene. Un po' di qui, un po' di là. Siete un bel po' di gente. Se eravamo un po' preoccupati nei giorni scorsi come organizzazione, perché serviranno 400 persone circa e può diventare un po'... Eravamo un attimino preoccupati. Poi giusto per alleggerire la tensione Davide ha detto no, ma tranquilli perché tanto sarà tutto registrato, così almeno tutti gli altri developer nel mondo potranno vederlo, i developers advocate potranno vederlo e la cosa è diventata un attimo più preoccupante per noi, però come dicevamo io e Walter siamo speaker di spessore, si può dire, speaker di spessore, quindi andiamo avanti tranquilli. Il talk di oggi si chiama Google Plus Gets Physical, col punto esclamativo perché fa più Google Style, mi hanno detto, e fa vedere come Google Plus può essere usato anche per interagire con oggetti fisici, quindi non solo far parlare le app tra di loro, i telefonini, ma proprio andare a toccare con mano oggetti concreti. Che cos'è Google Plus? Google Plus è la piattaforma sociale che ci mette a disposizione Google per ottenere numerosissimi vantaggi senza fare noi il lavoro che già ha a nostra disposizione. Che cosa vuol dire piattaforma sociale? Fondamentalmente ci sono due aspetti, c'è un aspetto di flusso in ingresso di dati e informazioni e un aspetto di flusso in uscita. Il flusso in ingresso è quello che è costituito dalla nostra identità. Noi abbiamo un'identità digitale, tutta una serie di dati che sono memorizzati nel server di Google e con le funzioni di sign-in noi possiamo tirarle all'interno della nostra applicazione senza quindi avere il bisogno di dover riscrivere ogni volta le parti dell'autenticazione. Quando prendiamo questi dati possiamo utilizzare tutto quello che ci serve, quindi è già una funzione che è a nostra disposizione. L'altro aspetto invece del flusso sociale è quello del flusso in uscita. Il flusso in uscita è costituito invece dalla condivisione di attività, cioè noi possiamo far sapere alle persone che sono nelle nostre cerchie, andando a prenderle una per una, anche volendo, quindi abbiamo proprio la possibilità di inviare dei talk e delle segnalazioni molto dirette alle persone e ce lo troviamo praticamente in forma gratuita perché è già lì tutto a nostra disposizione, non abbiamo bisogno di inventarci nulla. E queste due funzioni, che sono quindi la gestione dei dati in ingresso e dei dati in uscita, rendono un'applicazione moderna e sociale come quella a cui siamo abituati a vedere adesso. Se mancano queste caratteristiche è difficile che le nostre app avranno successo. E normalmente questi due flussi vengono eseguiti con l'erogazione di tre diverse funzionalità. La prima di queste funzionalità è l'autenticazione. Utilizzando l'autenticazione di Google Plus c'è già il vantaggio che su diversi device io sono già pronto. Una volta che ho messo il mio pulsantino di sign in, riesco a entrare sull'app, riesco a entrare sul tablet, riesco a entrare sul computer, sono già a posto, quindi già partiamo bene. Con l'autenticazione io mi porto in casa tutte le mie informazioni che sono già lì. Io non vado a chiedere ancora all'utente chi sei, questo si deve scegliere uno username, si deve scegliere una password, dove l'ho usata, non devo mettere quella che ho già dall'altra parte. Andiamo a metterlo un po' in confusione, l'utente non vuole fare questa fatica. Noi sviluppatori siamo pigri, l'utente è ancora più pigro di noi. Però l'utente ha ragione in questo caso, quindi siamo noi che dobbiamo adeguarci e utilizzare una piattaforma come Google Plus ci permette di approfittare del fatto che l'utente ha già dato la propria fiducia a Google, quindi noi utilizzando l'autenticazione di Google siamo già all'interno del cerchio della fiducia che l'utente ha stabilito con Google appunto. La seconda cosa è la possibilità, una volta che abbiamo ottenuto l'autenticazione e tutti i dati dell'utente, di andare a personalizzare quella che è la sua esperienza. Cioè io quando lo faccio entrare nella mia app gli faccio vedere la sua foto, gli faccio vedere il suo nome, gli faccio vedere lo stream di quello che pubblicano le persone delle sue cerchie e gli do la possibilità di sentirsi a casa. Steve Cook dice, don't make me think, non fatemi pensare.
Anche questo è un qualche cosa che migliora l'esperienza utente, perché non deve l'utente andare a inventarsi un modo nuovo e diverso di fare le cose che fa già in 400 altri posti. Io gli faccio trovare un qualche cosa, una situazione nella quale lui già si sente a suo agio. In questo modo noi approfittiamo di tutte le informazioni di carattere sociale del network della rete che ha già acquisito Google. Quindi anche questo è un secondo vantaggio. La terza cosa, la terza funzionalità è quella della condivisione. Io posso condividere attività diverse di quello che sto facendo, abbiamo tipo 200 tipi di modi di dividere un'attività, ci sono 200 azioni diverse, ciascuna delle quali può essere linkata in modo profondo e dare la possibilità veramente di mirare quello che andiamo a condividere. Questo ha tutta una serie di vantaggi perché ci permette di raggiungere solo un determinato target di persone e facciamo delle cose che sono molto più mirate. Noi praticamente approfittiamo del fatto che esiste già una piattaforma di messaging che è quella di Google. Io non devo ricrearmi una piattaforma di messaging, che comunque è un impegno notevole. E soprattutto, anche se non fosse un impegno notevole, come il discorso dell'autenticazione. Il mio lavoro non è fare messaging, il mio lavoro non è fare autenticazione, il mio lavoro è offrire al cliente un servizio, all'utente che acquisisce la mia app, un servizio di un certo tipo. Se io perdo tempo a fare cose che sono già belle che lì pronte e definite, è tempo che io non investo per fare un qualche cosa che è veramente importante, cioè l'attività core della mia applicazione. Perché scegliere Google Plus? Beh, secondo me un po' di motivi buoni già li abbiamo visti. Il primo, importantissimo, che riduce l'attrito che ha un utente, come dicevo prima, nello scaricarsi una nuova applicazione per la quale deve autenticarsi e mettere dentro tutti i dati. Con l'autenticazione di Google Plus abbiamo il grossissimo vantaggio che basta fare un clic su un pulsante, autorizzare l'applicazione e abbiamo finito. Google ci dà tutti i dati della persona che ha scelto di condividere la fiducia che ha già con Google nei nostri confronti. Questo è particolarmente importante quando noi andiamo a utilizzare applicazioni fatte con Android, perché oltre al fatto che Android naturalmente è già integrato di suo con tutto il mondo Google, perché ovviamente è fatto in casa, sarebbe folle se non fosse così. Android ha una cosa che le applicazioni fatte su iOS non hanno, che è l'installazione over the air. Quindi io ho la possibilità, schiacciando un pulsantino, nel corso di un'esperienza utente che sto facendo andando a visitare dei link che hanno condiviso delle altre persone delle mie cerchie, di tirarmi giù l'applicazione direttamente in maniera liscissima. Questo aumenta la registrazione di nuovi utenti in una maniera impressionante. Se voi sapete stimarmi una percentuale, un volontario che dice secondo me se faccio così aumenta del... Tutti vergognosi? 40%. Utilizzare il Google Sign-in, il sign-in di Google Plus su Android aumenta del 40% la creazione di nuovi utenti. Quindi se state scrivendo le vostre funzioni di autenticazione, pensateci un attimo. E come dicevo, poi abbiamo la possibilità di dare un drive alla nostra applicazione perché possiamo raggiungere veramente chi ci interessa, sia noi come sviluppatori, sia noi come distributori, sia noi come utenti. È una cosa che va a migliorare proprio l'esperienza di tutti. E abbiamo anche la possibilità, visto che il flusso è in ingresso e in uscita, di godere non solo della condivisione che facciamo noi, ma possiamo anche sapere che cosa stanno facendo i nostri amici e le persone che seguiamo. E il tutto, come dicevo, in maniera trasparente, perché è già belle che hanno dato nel contesto della piattaforma. Poi ovviamente Google Plus è integratissimo con tutte le altre parti dell'ambiente Google, quindi nel momento in cui io devo fare un'applicazione per la quale devo gestire degli eventi, lo integrerò con Calendar, no? Se ho bisogno di gestire dei file, non sto a farmi problemi perché so che posso usare Drive. Se devo sentire quelli che sono gli interessi dell'utente, ho bisogno di gestire dei filmati, uso YouTube. Cioè, è tutto veramente seamless, va via liscio filato, senza chiederci di fare fatica. Cioè, non solo noi in questo modo permettiamo all'utente di non stare a pensare di cose che non deve, ma anche a noi. È un vantaggio quindi per tutti. Come si fa? La cosa più semplice, cioè la prima cosa da fare, è andare sul sito di Google,
nella home page riservata agli sviluppatori, che è https://developers.google.com/plus. Qui c'è spiegato tutto, c'è anche lì in alto, vedete sopra gli schermi, il fatto che ci sono dei client già pronti per utilizzare le API, ci sono tantissimi linguaggi, il primo ovviamente è Android, però ce ne sono di tantissimi. Se avete la necessità di sviluppare dei client per dei sistemi che non sono già coperti, potete usare Discovery, che vi mette a disposizione degli strumenti per divertirvi anche con quello. Però, insomma, e il primo passaggio è creare una chiave per poter utilizzare l'applicazione. Si crea un'applicazione, si registra una chiave che viene fornita da Google, e è semplicissimo, basta andare su e fa tutto lui. Poi potete scaricarvi uno dei quick start, uno vale l'altro, l'ho fatto con Java, perché io sono uno dei pochissimi che hanno un Android 2.2 e un Android 2.3. Sono poverello, devo pagare il mutuo. È così. E niente, scaricate questa, la fate partire e potete già verificare che funziona tutto. Ora, il passaggio successivo è andare sul fisico, lì è proprio guidato tutto. Cosa vuol dire andare sul fisico? Andare sul fisico significa che noi con Google Plus abbiamo la possibilità di andare oltre le interazioni digitali, cioè non ci limitiamo al telefono, al tablet, al computer, possiamo andare a interagire proprio con gli oggetti fisici. Perché? Perché l'oggetto fisico in generale, il tatto, è una cosa che ci dà molta più soddisfazione rispetto ad altro. Tant'è che i venditori, se ci fate caso, quando vi parlano, vi prendono e vi toccano sempre qua sul gomito e dicono è bello questa cosa. Perché? Perché vi stanno dando quella che si chiama in gergo un'ancora e serve a coinvolgervi maggiormente. In Italia funziona di meno perché noi siamo sempre a toccarci, però in altri paesi, Stati Uniti, Inghilterra specialmente, che è un gesto che è più raro, funziona di più, si nota di più la differenza. Io ho visto sviluppatori creare delle cose meravigliose, fare sì carino, e esperti scafatissimi in altre cose, accendere la luce di un LED, bellissimo, meraviglioso, quindi è proprio una sensazione diversa. Quando voi finite di sviluppare, fate una user story, sì, potete andare sul vostro sistema di tracking, la segnate come chiusa, eccetera, però non è paragonabile alla soddisfazione che avreste prendendo la vostra user story e dite, ah, finito! È un'altra cosa, è completamente diverso. In questo modo noi abbiamo la possibilità di utilizzare quello che si chiama physical computing. Il physical computing consiste nel realizzare delle applicazioni, degli oggetti che sono in grado di interagire col mondo circostante, sentono gli eventi fisici che avvengono e sono in grado di rispondere con degli altri eventi altrettanto fisici. E la differenza rispetto ai calcoli normali, che noi invece di avere in memoria delle variabili, abbiamo in memoria dei riferimenti a degli oggetti fisici. Tant'è che ci sono dei sistemi di controllo proprio fisici che ci permettono di muovere degli oggetti e di ottenere, non collegati al computer, non nel classico mouse, di ottenere delle reazioni. Questo che vedete per esempio si chiama ReactTable, è uno strumento musicale collaborativo, a seconda di come spostate i cubi, li avvicinate, li mettete in posti diversi del tavolo, cambia il ritmo, cambia il timbro, cambia il tono, è tutto un sistema che è molto semplice da usare, infatti possono usarlo anche i bambini. Come si fa? Per mettere l'intelligenza, questa capacità di calcolo da tutte le parti, non abbiamo più i computer OPSI, poi vabbè, alcuni di questi qua sono molto belli, eleganti, ma un po' più. Però andiamo proprio a prendere questi oggettini, questi scarafaggini, ma veramente di quelle dimensioni lì, andiamo a metterli dappertutto. Neil Gerstenfeld, che è il papà dei FabLab, dice il computer nella scarpa. Nota società americana l'ha fatto, tra l'altro, proprio. Non cito. E quindi noi che cosa possiamo fare, per esempio? Un primo esperimentino che possiamo fare, normalmente io quando comincio faccio la cosa del premi il bottone, succede qualche cosa, però come chiunque di voi è sposato sa che ascoltare è sempre meglio che parlare, quindi nell'esempio di oggi ho deciso di fare una cosa che ascolti. E quello che ci interessa è cercare di capire se qualcuno va a fare un più uno su una delle nostre attività. E come si fa? Beh, in realtà è molto semplice, abbiamo bisogno di un qualche cosa
di fisico che traduca i nostri movimenti, tipo una cosa del genere, non so se là in fondo si vede. Come funziona? È un semplice notificatore. Qualcuno fa un più uno su un'attività e, neanche a farlo apposta, viene su l'attuatore. Questo che sembra chissà che cosa, in realtà è molto semplice come tipo di attività. È fatta con un Arduino, che è una scheda, una piattaforma di prototipazione elettronica open source italiana. Sono stato alla Maker Faire, 30.000 persone, non so quante mi hanno detto: ah, ma Arduino è italiano, non è americano Arduino. Che è una cosa che secondo me grida vendetta al cospetto di Dio. E è una scheda con la quale è possibile fare degli esperimenti. Chiaro che è una scheda che già è a basso costo, però se devo fare solo questo giochino qua, mi basta uno degli affarini che abbiamo visto prima, no? Quindi userò l'Arduino per prototipare, poi quando vado a portarlo in produzione ci metterò dentro l'affarino piccolino che costa un euro. E l'unica cosa, l'unico oggetto fisico che ci serve per realizzare questo hack, oltre alla scatola di cornflakes, è un servomotore. Un servomotore è un motorino come quello che c'è sulle macchinine radiocomandate, no? Quando voi girate destra e sinistra, lì c'è un servo che sposta le ruote e voi dite gira di 30 gradi, lui sta in quella posizione lì. E la cosa più semplice per cominciare a programmare l'Arduino, noi lo attacchiamo alla porta seriale e gli mandiamo delle informazioni in questo modo. Facendo così, io ho la mia applicazione, quella che avevo scritto prima, con Java, che è già capace a parlare con Google Plus. Sa fare la sua autenticazione, sa andare a leggersi i dati, non ha bisogno di niente. Arduino no, Arduino non lo sa, però se troviamo un modo per comunicare siamo a posto, perché tu sai fare questo, tu sai fare quello, basta. E dentro Arduino che cosa andrò a scrivere? Andrò a scrivere solo le cose che fanno fare il movimento all'oggetto, quindi includerò la libreria che gestisce il servomotore, dichiarerò le mie belle variabili, lo inizializzo e dico mettiti sotto, dopodiché gli dirò stai lì ad ascoltare sulla porta seriale, guarda se arrivano dei byte, se uno di questi è la lettera X, è un esempio ovviamente, è un esempio ridicolo, se uno di questi è una lettera X, fai la notifica per 3 secondi. Quello che succede nella mia app, che sarà semplicemente, stai lì in ascolto, se qualcuno fa il più uno, manda la cosa lungo la seriale. Quindi che cosa sto facendo? Sto facendo una cosa che questo signore faceva 2000 anni fa, no? Divide e timpera. Io degli oggetti diversi a ciascuno faccio fare quello che gli compete. Questa è programmazione agli oggetti allo stato puro, cioè programmazione degli oggetti, e spiega molto bene come noi dovremmo programmare a oggetti anche quando siamo solo nel digitale. Perché? Perché separa veramente molto bene le responsabilità. Tu applicazione Java sei capace a parlare con Google Plus, tu fai quello. Tu sei capace a gestire il servomotore, tu gestisci il servomotore, fine. L'unica cosa che sta in mezzo è che si decide come ci si parla. Si fa un protocollino, che in questo caso è fatto sulla seriale, poi se andate a fare applicazioni serie ci sono protocolli binari che vanno oltre HTTP, quindi ma non è quello di cui vogliamo parlare oggi, e possiamo gestirlo molto semplicemente. Il secondo livello è dire, sì va bene, però io devo stare qua con il computer sempre attaccato all'Arduino, un po'. Mi piacerebbe magari attaccargli un cavo di rete e faccio fare a lui, così non ho bisogno di avere il computer attaccato. Cosa devo cambiare? Praticamente niente, perché l'applicazione continua a fare quello che faceva prima, l'Arduino continua a fare quello che faceva prima, l'unica differenza è che invece di stare in ascolto sulla seriale, sta a vedere su Ethernet, magari andando a interrogare un server remoto, in maniera molto più semplice di quello che dovrei fare se dovessi scrivermi tutte le librerie per utilizzare i client di Google Plus su Arduino. Però è perfettamente disaccoppiato, nel senso che io vado a toccare solo un metodino, cioè è solo il dettaglio di come ci parliamo, ma ciascuno continua a fare le cose che deve fare. Quindi l'abbiamo pensato bene, tra virgolette, siamo stati bravi. E ripeto, dovremmo farlo, questo ragionamento, anche quando siamo solo sul digitale. Il livello 3 invece è proprio lanciarci, staccarci completamente dalla necessità di avere un'app che faccia delle cose particolari. Se io ho bisogno di fare un'applicazione magari semplice, che però voglio che vada ad interagire con Google Plus, che cosa posso fare? Beh, intanto Arduino ci ha messo a disposizione il nuovo Arduino Yun, un KitKat per chi mi dice cosa vuol dire? Yun.
Nessuno? Nuvola in cinese, ho cliccato, vengo io, mi piace. L'Arduino Uno è il primo di una nuova famiglia che secondo me è uscito un po' per combattere quello che sta facendo la Raspberry Pi, che sta andando molto bene, poi Walter ci racconterà bene più tardi. È molto più potente dell'Arduino Uno, che è comunque la piattaforma di riferimento per Arduino. Monta una distribuzione di Linux. Come sapete, per qualche motivo strano del regno animale, dove c'è un pinguino c'è sempre anche un pitone, quindi volendo noi potremmo, visto che Google Plus ci mette a disposizione, andare a utilizzare il client per il Python. Però se io sono magari designer, sono alle prime armi, sono un maker un po' così, non sono un grande esperto di programmazione, anche se è semplice e guidato, magari andare a scrivere in Python non è una cosa che mi sento di fare all'inizio. Ed è questo è giusto, perché poi i buoni programmatori tutto sommato sono pigri. Non è che uno pigro è un buon programmatore, purtroppo, sennò io sarei veramente al top, però è bene massimizzare il lavoro che noi non facciamo. Se abbiamo delle cose come Google Plus che già ci può aiutare, è bene secondo me cercare di utilizzarlo. E in questo senso ci viene in aiuto un servizio che si chiama Tembu, che è proprio molto ben sposato con Arduino, che è una sorta di aggregatore di servizi esterni e che un po' sulla falsariga di quello che fa Plus mette a disposizione un punto unico per autenticarsi, e già questo è vantaggioso, su tutta una serie di piattaforme, e in più fa anche già tutta una parte di generazione del codice, cioè fa da wrapper, diciamo, sull'API di Google Plus, e implementando tutte le librerie che sono normalmente fatte dentro nelle famosi linguaggi che avevamo fatto prima, dati già nativi da Google, li mette a disposizione per altre piattaforme, tipo per esempio l'Arduino. Come si fa? Dobbiamo ancora andare nella nostra API console, dove invece di compilare il campo come prima, che come quello che ci chiede di fare il Quick Start, ha compilato solo l'origine da cui arrivano i JavaScript, qui c'è anche compilato il campo di dove vengono redirezionate le richieste, perché poi alla fine io faccio l'autenticazione sul Tembu che parla con Google, che torna indietro, c'è tutto un po' di... Quindi anche le API di Google vanno configurate diversamente per questo. E niente di particolare, nel senso che una volta che avete fatto la vostra autenticazione, vi siete registrati su Tembu, create una nuova chiave dove andate a mettere dentro i codici dell'autenticazione di Google, quindi registrate il vostro OAuth di Google all'interno del Tembu, e dopodiché vi scegliete, ci sono delle coreografie, le chiamano loro, dei coreo, che fa quello che volete fare voi. Qui c'è l'esempio del GET, ma praticamente, ripeto, sono dei wrapper su quelle che sono le API di Google Plus. Quindi voi vi scegliete quella che volete fare, siete già autenticati, quindi potete usare anche quelle che vanno a prendere le informazioni delle persone, quindi avete proprio full-fledged, completamente configurato, tutto quello che vi serve. Già sull'Arduino non vi serve l'applicazione, voi dite, io sono ignorante, voglio fare questa cosa qua, va bene, lo faccio completamente guidato. Mi basta sapere come attaccare un servomotore, però se qualcuno si è preso le dispensioni del buon Alberto Pighi, c'è tutto. Cosa devo fare? Devo prendere quello che mi genera e lo vado a copiare dentro nell'ambiente di sviluppo di Arduino, fine. E poi attacco e va lui così. Ora, ripeto, questo è finto perché non mi fidavo di attaccare la rete all'università, c'è solo una cosa che va a intervalli casuali, però se voi dite io non so niente di Arduino, non so niente di Google Plus, uscite da qua, vi prendete un Arduino e un servomotore, potete già fare un giochino del genere. No? Non è difficile. E non è difficile perché Google ci mette a disposizione tutti gli strumenti per farlo, senza bisogno che ci muoviamo noi. Non... Come? Cosa? Basta poco, che ce l'ho? No, ma poi ve le do tutte le slide. Slide che tra l'altro sono in parte gentilmente fornite da Google, perché è giusto dire che parte del materiale arriva direttamente dai developer advocates. E, dicevo, ci sono alcune cose che ancora non sono state fatte, che vanno ancora realizzate, quindi potete divertirvi volendo. Per esempio i designer, tipo quello che chiedevo prima, dicono, ma io non capisco il codice, io poi non scrivo programmi, io scrivo sketch. I designer fanno gli sketch, non fanno i programmi.
e hanno sempre da dire sulle cose, non va bene, io sono lì col telefonino e dici sì, vabbè, hai speso 700 euro per il telefonino, sei lì con un dito, ma ti faccio vedere, io cosa puoi fare con un dito? Perché loro si lanciano, dico io faccio le installazioni interattive. Ci sono tutti questi pannelli dove con un sistema di sensori, questo è physical computing, voi andate di fianco al muro, il muro si muove, ci sono delle proiezioni che reagiscono alla vostra presenza. Potete farlo con dei Kinect, potete farlo con dei, ci sono, con dei LED, ci sono un sacco di metodi per farlo. Tipicamente il linguaggio che si usa dietro è il processing, che è una specie di strato a cipolla che va a semplificare di parecchio Java e rende molto facile anche a chi non è esperto di programmazione creare dei programmi, degli sketch, che sembrano molto, molto belli e potenti. Qui che cosa faremo? Qui, non avendo il client fisico da utilizzare, dovremmo un po' arrangiarci e andremo a generarci solo l'API key per fare le chiamate dove non abbiamo magari l'autenticazione. Però già se uno dice voglio giocare, qualche cosina si può fare. E cosa metteremo? Il processing ha per fortuna già almeno delle librerie che ci consentono di usare il JSON, quindi possiamo interfacciarci con quello che c'è già sulla rete, utilizzando l'API, quindi noi andiamo a dichiarare le nostre chiavi e il nostro ID, che abbiamo sempre preso nell'API Console di Google. Dopodiché andiamo a leggere dall'URL che abbiamo fornito e tiriamo fuori quelle che sono le nostre informazioni. Quindi qua per esempio possiamo prendere il nome, l'ID della persona, l'immagine, e poi l'immagine possiamo usarla per dare un po' di socialità a quelle che sono le nostre applicazioni. Per esempio possiamo fare una mini 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 installazione col giochino del 15, dove a seconda di chi si mette lì possiamo andare a mettere la sua faccia per farlo giocare. Ora, questa è una cosa fatta in 10 minuti, e quindi lascio il tempo che trova, però viene usato anche per fare delle installazioni molto più serie, non da me, però c'è gente che è molto, molto più capace. Per esempio anche per cose di questo tipo, anche qua metto un KitKat per chi mi dice per primo come è fatta questa immagine, se qualcuno ci arriva, stringo un po' per vedere se si capisce un po' meglio. Immaginate questa cosa, no? Con la faccia delle persone che ci sono lì. Questo potrebbe essere lo stream del vostro contenuto. Insomma, diventa interessante, sono buono, ne tiro uno di qui e uno di là. E dove arriva, arriva. Come capita. Allora, che cosa facciamo? Visto che abbiamo imparato a utilizzare tutti questi oggetti e a farli comunicare tra di loro, è ora che cominciamo a renderci conto che siamo nel periodo dell'internet degli oggetti. Pensate che gli oggetti connessi hanno superato il numero di persone sul pianeta già da parecchio tempo. E che cosa ci permette di fare l'internet degli oggetti? Ci permette di creare dei nuovi collegamenti, ci permette di creare dei nuovi modelli di business, ci permette di creare delle nuove opportunità anche a livello di monetizzazione. C'è un esempio sul sito di Google per le applicazioni dove dice c'è l'utente che va a sedersi al ristorante, fa la foto, manda all'amico che vede, ah bello questo, si scarica l'applicazione over the air con Android anche lui, raggiunge l'amico, condivide, eccetera, eccetera, eccetera. Stessa cosa potete farla invece che col telefonino al ristorante con la macchinetta del caffè, per esempio, dove avete la macchinetta che è lei che manda. Una volta che voi prendete il vostro caffè con Google Plus, la macchinetta segnalerà a tutte le altre persone delle vostre cerchie che scegliete voi o che si hanno dato il permesso per la geolocalizzazione che si trovano nelle vicinanze, e comunque anche questo è un drive per portarle lì a consumare dalla vostra macchinetta del caffè. Potete inventarvi tutto quello che vi viene in mente, perché tutto può diventare un servizio. Ora, la cosa interessante del fatto che tutto può essere un servizio è che va gestito come tale. Ma che cos'è un servizio? Proviamo un po' ad astrarlo, a vedere tutte le caratteristiche di un servizio nel contesto dell'internet degli oggetti. La prima cosa è che ci deve essere un evento a cui il nostro servizio deve reagire. Nel nostro caso l'evento è qualcuno ha fatto più uno su una delle nostre attività che ci interessano, anche se veramente c'è il timer che è arrivato a questo coso casuale. C'è un controller che gestisce gli eventi e tutto quello che succede dopo. Ci sono chiaramente, come dicevo all'inizio, dei sensori che sono in grado di capire che sta succedendo un qualche cosa. Tutto quello che succede di importante viene messo su qualche log e ovviamente noi usiamo Google Plus, dove lo mettiamo? Lo mettiamo su Drive. Vi sto finendo io, ma qua vedo che
mettiamo su Drive, dopodiché possiamo farne l'upload di tutti questi dati, se non lo facciamo al volo, su Drive non lo chiedo perché abbiamo già messo, possiamo fare l'analisi di tutti i dati che abbiamo raccolto, non da solo una macchina ma da tante macchine, e userò Analytics, ce l'ho già lì, cioè vedete, qualsiasi cosa mi venga in mente di fare, Google me la mette già a disposizione, perché mi devo andare a inventare un qualche cosa di diverso? Abbiamo possibilità di condividere le informazioni, abbiamo detto anche già direttamente con il target mirato, e poi prendiamo delle azioni, cioè, l'ho detto all'inglese, facciamo delle azioni decise sulla base di tutta una serie di regole, dal controller, eccetera, 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 eccetera. Quindi riusciamo a fare tutta la chiusura del ciclo. Ora, come dicevo all'inizio, qual è la cosa importante? La cosa importante è che noi ci focalizziamo su quelle che devono essere le responsabilità del singolo pezzettino nell'intero contesto, perché quello che voglio fare è avere tanti oggetti e tanti componenti, che siano software, che siano hardware, che siano persone, perché possono essere anche persone, che concorrono a fornire un servizio, un'esperienza univoca all'utente e ottimizzarle e coordinarle. Il nostro lavoro come designer è... Chris Anderson dice che siamo tutti designer, quindi è il caso che cominciamo a imparare a farlo bene, è proprio quella, cioè di offrire un'esperienza all'utente che sia completa. E come possiamo farlo meglio che usando Google Plus? Domande? Vi svegliamo? Mi sono fatto addormentare tutti. Mi suggeriscono che ci sono magliette per chi fa domande, però è un po' balare, così non vale. Una maglietta per lo speaker, anche se Walter si è fregato l'ultimo XXL. Devo venire lì? No, no, potete anche pubblicare, e poi anche col Tembu, per esempio, se non volete lanciarvi sulle altre cose, potete... nel contesto del fisico sempre mandare mail, scrivere su Drive, potete fare activity, sì sì sì. Allora la versione base, sì, una specie, sì sì, perché costa 20 qualche cosa dollari, poi gli devi mettere l'IVA, gli devi mettere il trasporto, così lo vai a comprare. Se te lo fai arrivare ti spendi sui 30 euro, sono intorno ai 25. Come diceva il mio prof di elettrotecnica, la risposta esatta è dipende. Dipende cosa vuoi farci, nel senso, per fare questa cosa minimo serve un servomotore e i cavi del CD. Anche lì dipende, se hai bisogno di una cosa che vive per i fatti propri ti basta l'Arduino, se hai bisogno di connetterla a internet o ti prendi l'Arduino, anche lì bisogna vedere se vuoi collegarla via internet o via wifi o addirittura con la tua bella schedina telefonica, quindi lì sta a te. Se lo vuoi collegare con internet ti puoi prendere o l'Arduino Ethernet che ce l'ha già smontata, oppure ti prendi un Arduino 1 e gli metti sullo shield. Oppure se vuoi collegarlo a Wi-Fi ti puoi prendere l'Arduino 1 e gli monti lo shield Wi-Fi. Gli shield sono dei circuiti già pronti che fanno funzioni standard che vai a impilare a mo' di panino uno sopra l'altro. Oppure ti prendi l'Arduino Young che è uscito adesso, che addirittura è già sul Wi-Fi. È un processore un po' diverso, una cosa un po' diversa, però insomma se uno deve cominciare di solito un Arduino 1, magari con uno shield se devi mettergli la rete può andare bene. L'Arduino costa sui 30 euro, fai una roba per l'altra. Se gli metti lo shield... un po' di più, spendi sui 60-70 euro, se prendi lo Yun costa sui 70 euro, se prendi l'Open Picus che è un controllore completamente diverso ti costa di meno, è più piccolino, però ha meno librerie, insomma dipende. Ho visto una mano di là, sì? Sì, nel senso,
se tu hai l'applicazione che è già autenticata e vuoi usare l'API che la piattaforma Plus ti mette a disposizione, lo puoi fare, perché tu puoi leggere, puoi scrivere, puoi farlo tranquillamente, perché tu nel momento in cui hai un sensore che rileva la temperatura, dentro nel tuo software avrai fissato una soglia, se scendi sopra o sotto a seconda che sei d'estate o d'inverno, dici manda una notifica, e quindi siccome tu hai la possibilità di mandare notifiche e di fare condivisione, indipendentemente da quello che vuoi condividere lo puoi fare. Ripeto, Google Plus ti mette a disposizione circa 200 tipi di call to action diverse, quindi proprio puoi personalizzare al massimo, non ci sono problemi. È il grosso vantaggio di una piattaforma di questo tipo. Se ti viene in mente qualcosa, 95 su 100 l'hanno già fatta, 99. Sì? Sì. Lo IUN ha già integrato l'interfaccia Wi-Fi, c'è tutta una procedura da seguire quando l'apre la prima volta. Ci ho bestemmiato un po' io la prima volta, perché ecco. Però sì, è già bella che è configurata. Ma no, se uno dice io voglio cominciare a fare solo le prime cose di base, va bene lo stesso anche questo, solo che se non hai esigenze particolari costa il doppio, semplicemente per quello. Certo, poi ha già il Wi-Fi, poi c'è su Linux, è una cosa completamente diversa, però alla fine comunque sono piattaforme di basso costo, perché anche una piattaforma, cioè un computerino, no? Cioè, è come il Raspberry Pi, se adesso lo picchiami se tirato un po' per i capelli, però fa le stesse, o quasi le stesse cose che può fare Raspberry Pi, anche se sono non paragonabili, perché sono complementari come tipi di piattaforma, e farsi dare, quindi Walter, quindi io mi sento rinfrancato, e certo è più potente e puoi usarlo già per fare altre cose, quindi non è che fa male. La differenza, perché uno dice però Raspberry Pi costa la metà, sì, però non ha lo shield su, cioè non ha lo shield, non ti va Wi-Fi già di suo, gli devi mettere la cosa, però se devi mandarlo Wi-Fi poi devi alimentarlo, perché comunque è un po' più sfortunatino da quel punto di vista lì, Arduino è un po' più scrauso, il Pi è un filino più delicato su queste cose, Arduino va 5 volte, il Pi va a 3, devi stare più attento quando attacchi, quando stacchi, l'Arduino se rompi un pezzo ti cambi il componente, il Pi rischi di buttarlo via. Però certo che di là è un computer Linux perfettamente funzionante, con già la possibilità di usare delle porte GPIO, quindi andare a toccare anche di lì il fisico, che ti costa $30, quanto costa? $5 senza la rete, 35. Secondo me anche se ti fai i tuoi 25, li metti le... Comunque, cioè, spendi meno di 100 euro è una cosa. Se pensate a 4 anni fa, cioè non 20 anni fa, 4 anni fa, una piattaforma di prototipazione molto più complicata da usare di Arduino, meno potente, meno versatile, spendevate $200-250. Sì, quindi hai 100, però è un computer, è già sul Wi-Fi, è già tutte le cose. E poi entra seamlessly nel mondo Google Plus, quindi. Va bene, spero di avervi incuriositi, so che lo stomaco si lamenta, magari è anche già arrivata la pizza, quindi... No? Devono ancora andare, però vabbè, insomma, io scapperei a riprendermi, e grazie, sono divertito, spero che vi siate divertiti anche voi.